Buonasera a tutti, noi siamo il Banana Republic, questa è una parte della nostra fantastica crew, fantastica per modo di dire, chiaramente. E che cos'è il Banana Republic? Il Banana Republic è un locale esperto, nel senso che sono 23 anni che diciamo stronzate e che tutti ci danno retta. Passo la parola ai miei colleghi, buonasera. È un locale molto accogliente, molto familiare, ci si sente un po' a casa quando si entra a Banana Republic. Vuoi perché c'è Peppe che con la sua barba mi sprigiona questa sensazione di tenerezza, vuoi che c'è Sanna che con i suoi capelli alla Nick Cayman ricorda un po' a tutti quelli che hanno passato gli anni 80 con gravi danni cerebrali, ricorda un po' quei periodi di spensieratezza, vuoi Giulia, vuoi tutto il resto dello staff, insomma ci si sente un po' a casa. Banana Republic nasce con un'innovazione che era portare nel 1993, dove non c'era niente di tutto questo, la cucina dentro un locale. Allora abbiamo cominciato nel 1993 con il tequila sunrise fatto col bibitone, te lo ricordi? Certo. Però poi piano piano nel tempo ci siamo un po', come dire, specializzati. Il motto del Banana Republic è divertimento, non è un locale pettinato, è un locale dove entrano tutti. Tanto da 3 anni a questa parte c'è che è il perfetto stile italiano, quindi la valorizzazione della liquoristica italiana e rivalutazione della liquoristica italiana. Diciamo quell'attenzione più verso il cliente, diciamo, è quello che probabilmente psicologica. Quell'attenzione in stile romanesco. Romanesco, non, cioè, al Banana Republic una parolaccia non si nega a nessuno. No. Non si fa politica. Sì, abbiamo comunque una cantina dei vini, sia bianchi che rossi, selezionata. Abbiamo anche dei vini biologici a chilometro zero. Non disdegniamo i cocktail facili. Se l'avvocato si slaccia un attimino la cravatta, conosce lo spritz e vuole lo spritz, non è un locale settoriale che diciamo no, noi facciamo solo questo. Troviamo il mojito molto spiritoso. È molto spiritoso. È una bevanda spiritosa. Certo. Il cliente sì, ha sempre ragione. Il cliente però se vuole un Long Island. Si può un Long Island. Purtroppo non c'è niente d'altro. Ci piace avere una bella bottigliera di single malt scotch whisky perché è la nostra passione. Piantiamo anche una settantina di etichette di rum, tante tipologie di gin, si trova una varietà di liquoristica italiana esagerata. Avete mai provato a chiedere qualcosa a Ciccio? Sei carino Paolo, grazie. Se venite qua vi togliete la curiosità. Banana Republic è una proposta che non potete rifiutare.